Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa elegante maglia che io ho deciso di chiamare maglia tulipano nero. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato quello della Mistrico Filati Linea Magia, che se ricorderete ho utilizzato anche per altre due creazioni, tra cui la maglia Dark Gold. Ve lo dico perché questo colore che ho scelto, lo 02, come volete, vedete abbastanza scuro, ma non vi dovete preoccupare perché nel video tutorial dove vi mostro come iniziare la parte bassa della maglia, quindi il bordino, me lo faccio vedere con quell'altro colore in modo tale da avere tutte le vedere la visione bella chiara. Poi tutto il resto della maglia è fatto con un giro che va sempre ripetuto, quindi una volta superato il bordino io vi faccio vedere tutto il resto, quindi come divido gli scatti, come vado a fare le maniche con questo colore, in quanto il giro è sempre quello e ho fatto in modo che la telecamera rendesse ben chiaro quando lavoro con l'uncinetto la lavorazione. Però sotto ho preferito comunque lavorare con un altro colore in modo da rendere la spiegazione più chiara e visibile possibile. Comunque, per realizzare questo maglioncino che è una taglia S, io ho utilizzato 3 gomitoli di questo colore, vi ricordo che è lo 02, lavorando con l'uncinetto il numero 5. In descrizione, come sempre, vi lascio il link del sito web Uncintando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. Come vi ho detto, ve ne sono tanti altri. C'è anche un colore che a me ispira tantissimo, che ancora non ho utilizzato, che è il colore dell'arcobaleno, che trovo veramente molto carino e simpatico da poter realizzare qualcosa quando finalmente ci permetteranno di riuscire anche la sera, speriamo il prima possibile. Comunque, per quanto riguarda la maglia, come vi ho già detto prima, alla fine l'unica cosa, diciamo, più complicata da fare è il bordino sotto, dove ho realizzato questa sorta di fiori che hanno dato il nome alla maglia. Poi ho un giro semplicissimo che va sempre ripetuto. Io sono arrivata allo scalfo, ho diviso la parte dietro dalla parte avanti. Ho poi cucito sulle spalle e sono andata a fare le maniche, sempre con lo stesso punto. E vedete, la lavorazione non è molto forata. E in realtà io nel video tutorial vi dico anche come fare se volete allargarla, come fare se alla lavorazione vedete che vi stringe in alcuni punti, quindi volete farla allargare. Io vi dico delle piccole cose che potete fare già partendo dall'inizio, in modo tale che la maglia non vi venga aderente come maglia mia, ma un po' più larga. Le ultime maglie che ho fatto erano un po' più larghe, questo ho voluto tornare un po' a fare il mio stile, che è quello un po' più aderente, ma non vi preoccupate, ho in mente altri progetti dove torneremo a lavorare delle maglie con taglia più comoda, quindi SM e non una taglia propriamente S. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncintando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncintare e Spruzzare. E se avete acquistato il filato presso la merceria Voleti o sul sito Uncintando con i filati, potete legarmi su Instagram dove mi troverete come Uncintando con i filati o come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro maglioncino, io utilizzerò il filato della Mistrico Filati Linea Magia nella tonalità dello 02, che è questo colore veramente spettacolare, molto molto luccicoso, però molto oscuro. Quindi ho deciso che per la parte bassa, visto che io ho intenzione di andare a creare un bordino e poi un giro che andrà sempre ripetuto per tutto il resto della nostra maglia, ho deciso il bordino di farvelo vedere sempre con il magia, ma con il colore che mi è avanzato dal maglioncino Dark Gold. Lavorerò con l'uncinetto numero 5, io ho montato 120 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 10. Mi raccomando, taglia M, andate a aumentare di almeno 15, scusatemi, di almeno 3 motivi, quindi un totale di 30 catenelle. Per una taglia L andate a aumentare 6 motivi, quindi direi 60 catenelle in più rispetto a me. Io vi ricordo, ho montato 120 catenelle e possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi una, scusate, ho questo filo che 2 e 3, 4 catenelle di separazione, una, due, tre e quattro. Salto 4 catenelle di base, quindi 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e ricomincio da capo. Quindi entro nella quinta e vado a fare una maglia alta. Quindi
4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, salto 4 catenelle di base, 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e ricomincio da capo andando a fare una maglia alta. Devo fare questo per tutto il mio primo giro, quindi maglia alta, 4 catenelle, maglia alta. Sto per terminare il mio primo giro, ho fatto le ultime 4 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto possiamo iniziare a fare il secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare altre 5 maglie alte per un totale quindi di 6 maglie alte, quindi 2, rientro 3, rientro 4, rientro 5, rientro 6, scusate mi devo tirare un attimo il filo, rientro 6, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo il filo, salto la maglia alta successiva, la maglia alta, entro in quella successiva e ricomincio da capo. Quindi vado direttamente nella maglia alta successiva e di nuovo vado a fare 6 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 catenelle, 1, 2, saltiamo una maglia, andiamo in quella successiva e ricominciamo da capo, quindi sempre 6 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 catenelle, 1, 2, si ricomincia da capo. Andiamo a fare questo per tutto il nostro secondo giro. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, mi vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado una maglia alta successiva e realizzo una maglia alta per un totale quindi di 3 maglie alte. Catenella di separazione, prendo il filo e vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle 3 maglie alte rimanenti, quindi una maglia alta successiva, 2 maglia alta successiva, 3 catenella di separazione e ricomincio da capo, quindi vado nel ventaglio successivo e realizzo una maglia alta sopra ognuna delle prime 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, catenella di separazione, prendo il filo e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le 3 maglie alte, la catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, vado a realizzare 2 catenelle che sono ossa prima maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella terza maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme, 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho la catenella di separazione e vado a fare una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa.
Prendo il filo, vado sopra l'ultima maglia alta e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme e ricomincio da capo. Quindi vado nella prima maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le tre maglie alte insieme. 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, vado dove ho la catenella di separazione e realizzo una maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo tutte le maglie alte insieme e ricomincio da capo. Quindi devo andare a fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto per terminare il quarto giro, ho fatto le tre maglie alte chiuse insieme, entro nelle tre maglie alte chiuse insieme e vado a fare una maglia bassissima. Allora, adesso andremo a fare l'ultimo giro, che in realtà è il quinto giro ma è uguale al primo. Andremo a fare l'ultimo giro per creare appunto il nostro bordino sotto la maglia. Dopo questo quinto giro, il giro che andremo a fare è il giro che andremo sempre a ripetere. Quindi adesso andiamo a fare il nostro quinto giro, che consiste nel realizzare torno indietro tra i due gruppi di tre maglie alte chiusi insieme e vado a fare una maglia bassissima. Ops, scusatemi. E a questo punto realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4 catenelle di separazione, 1, 2, 3 e 4, prendo il filo, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado nella maglia alta e realizzo una maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo andando tra le due maglie alte chiuse insieme. Bene, devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Sto terminando anche il mio quinto giro, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Bene, adesso andremo a fare il giro che si andrà sempre a ripetere. Vi ricordo, io sto lavorando con questo colore in modo tale che poi vi sarà anche più facile seguendomi quando andremo a fare la divisione avanti e indietro, perché la lavorazione è veramente semplice. Andiamo a fare in questa maniera, andiamo a creare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, vado direttamente dove ho la seconda maglia a la seconda catenella e realizzo una maglia alta. Vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto l'ultima catenella e ricomincio da capo. Noi poi andremo nei giri successivi, andremo a fare una maglia alta sopra la maglia alta e due maglie alte nel ventaglietto. Mi raccomando, se la lavorazione vedete che vi stringe e voi la maglia già l'avete fatta molto aderente, quindi non avete bisogno che vi stringa, tra le due maglie alte qui fate una catenella, oppure potete fare una catenella di separazione tra la maglia alta qui, le due maglie alte ed in, cioè scusate, fate una maglia alta, catenella di separazione, due maglie alte come ho fatto io, catenella di separazione, ricominciate. Quindi se vedete che la lavorazione vi viene stretta avete due modi di poter allargarla: o facendo una catenella prima del e dopo il ventaglio, io questo lo chiamo ventaglio perché io poi andrò a lavorare le due maglie alte e quell'interno, ma ve lo farò vedere nel giro successivo, che è quello che andremo poi sempre a ripetere, oppure potete fare una maglia alta e una catenella di separazione nel ventaglio, come preferite. Io voglio invece che la maglia si stringa leggermente e quindi preferisco non andare a fare catenelle di separazione. Quindi vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Salto la prima catenella, entro nella seconda e realizzo una maglia alta.
vado nella catenella successiva e realizzo una maglia alta e ricomincio da capo. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Entro nella seconda catenella e realizzo una maglia alta. Entro nella terza catenella e realizzo una maglia alta. Salto l'ultima catenella e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro, che in realtà è il giro che andremo sempre a ripetere, poi vi farò vedere come fare, visto che avremo una base diversa nel giro successivo. Sto terminando il mio giro, ho fatto l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto il giro viene sempre ripetuto, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, entriamo tra le due maglie alte, andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2. E ricominciamo, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte all'interno delle due maglie alte. E andremo a lavorare sempre in questa maniera. Mi raccomando, per chi, ripeto, per chi vede che si è stretta, allora dovrebbe fare, può fare in questa maniera: o fa maglia alta, catenella di separazione, entra e va a fare 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione e ricomincia da capo, oppure può fare in quest'altra maniera. Fa la maglia alta, entra tra le due maglie alte, fa maglia alta, catenella di separazione, rientra maglia alta e poi va a fare la maglia alta sopra la maglia alta successiva, così da avere proprio un vero e proprio ventaglio e allargarla non tantissimo ma di pochettino. Quindi questo è se volete allargare un po' la maglia. Io, come vi ho detto, non devo andare ad allargarla, quindi devo tenerla un po' più stretta perché la voglio aderente rispetto alle maglie che ho fatto ultimamente, che sono un po' più morbide. Questa la voglio un po' più aderente e quindi non vado a fare alcun tipo di catenella per allargarmi la lavorazione. Se però c'è anche una terza opzione che potete fare, se non volete proprio che la maglia crei troppo, sia troppo poi come dice forata, quando qui avete fatto la catenella di separazione, cioè quindi qui tra nel ventaglietto, invece di andare a fare le catenelle di separazione potreste andare a fare 3 maglie alte, quindi una si rientra, 2 e si rientra, 3, e poi andare a fare una maglia alta sopra la maglia alta. Nei giri successivi quindi entrerete poi nella seconda maglia alta e andrete a fare 3 maglie alte. Come preferite, potete fare in diversi modi per poter fare in modo che la maglia venga come più vi piaccia. Io però vi consiglio di non fare le 3 maglie alte, ma di lasciare soltanto la catenella di separazione e fare il ventaglio. Detto ciò, adesso io continuo a lavorare sempre questo giro, arriveremo agli scalfi, vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e come dividere la parte avanti dalla parte dietro. Vi ricordo che dopo io comunque avrò questo colore, cercherò di essere più chiara possibile nonostante il colore sia un po' scuro e di avvicinare abbastanza la telecamera da poter vedere come sto andando a lavorare. Allora, ho ripetuto il giro partendo dal basso, quindi il primo giro che vi ho fatto vedere con un altro colore, ho ripetuto lo stesso giro per tutta la lunghezza del per arrivare allo scalfo e ho ripetuto il giro 29 volte, creando una diciamo che è lungo qui dal primo giro fino agli scalfi circa 34 centimetri. A questo punto possiamo andare a mettere i nostri marcatori. Per farlo sono andata a contare le maglie alte che mi separano i ventagli e io ne ho un totale di 24, quindi che ho fatto? Ne ho messe 11 dietro, 11 avanti e una laterale. In quella laterale sono andata a mettere un marcatore sia da questo lato che da quest'altro lato. Mi raccomando, se avete una maglia alta dispari in più, quella dispari va sempre sul davanti. E adesso vi farò vedere come lavorare sempre lo stesso giro, però in giri di andata e ritorno. In realtà è semplicissimo, vedete, io qui ho il marcatore dove ho la mia prima maglia alta, quindi la prima, e poi qui ho subito dopo un ventaglio e poi qui ho la prima delle 11 maglie alte, quindi ho messo il marcatore dove ho la maglia alta laterale, ma vado a lavorare proprio sopra quella e vado a fare in questa maniera. Lavoro 3 catenelle, quindi una
2, 3, che equivale alla mia prima maglia alta, e poi vado a lavorare normalmente il ventaglio, quindi entro tra le due maglie alte e realizzo due maglie alte, una e due, e continuo a lavorare normalmente come facevo prima, quindi una maglia alta sopra una maglia alta, ventaglio nel ventaglio, quindi non cambia assolutamente nulla. Continuo a lavorare fino ad arrivare alla fine del giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare un altro, come iniziare il di nuovo questo giro. Ok, sto per terminare il giro. Vedete, sono dove ho il secondo marcatore, prendo il filo, entro dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta. E posso girarmi adesso con la lavorazione, quindi mi giro con la lavorazione. Scusate, mi tiro un attimo il filo, eccomi, e di nuovo vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 1 2 3, e poi vado a fare il ventaglio nel ventaglio, quindi entro tra le due maglie alte e vado a fare due maglie alte, 1 e 2, quindi vedete non cambia niente, solo che andiamo a fare il giro di andata e ritorno, e continuerò a lavorare così fino ad arrivare all'altezza delle spalle. L'unica cosa, quando andremo a lavorare dietro, naturalmente inizieremo dove abbiamo fatto questa maglia alta, inizieremo anche dietro dalla stessa maglia alta di base, quindi faremo una maglia alta e poi il ventaglio, stessa cosa da quest'altra parte. Arriveremo qui e dove abbiamo il nostro marcatore, nella stessa maglia di base andremo a fare un'altra maglia alta. Io alla fine naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e poi vi farò vedere come realizzare la manica. Ho terminato di lavorare la parte alta della mia maglia, ho ripetuto il giro per 12 volte sia avanti che dietro, e vi faccio vedere, come vedete qui sono entrata nella stessa maglia di base e poi sono andata a cucire il collo. Per cucire il collo sono andata a cucire per circa 5 centimetri. Diciamo che mi sono fermata dove al mio 1 2 3, alla mia quarta maglia alta, sia da questa parte che da quest'altra parte, e adesso possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la manica io lavorerò sempre con l'uncinetto del numero 5 e mi aggancio sotto, quindi vado a prendere sempre lo stesso filo, mi aggancio sotto, scusatemi, e vado a fare tra le due maglie alte che ho usato per fare la parte avanti e la parte dietro, mi aggancio con l'uncinetto e con il filo e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, scusatemi, non riesco a fermare il filo, quindi 1, eccomi, 2 e 3. Prendo il filo, salto la prima maglia alta verticale, entro nella seconda e vado a fare il mio ventaglio. Quindi entro e vado a fare una maglia alta, rientro un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto una maglia orizzontale, vado nell'archetto che mi separa, quello piccolo, le due maglie alte orizzontali, e faccio una maglia alta. Salto una maglia alta orizzontale, entro direttamente nella seconda e vado a fare di nuovo il mio ventaglio, quindi 1 e 2. Mi raccomando, io devo andare a stringere un po' la lavorazione. Se voi non dovete stringere la lavorazione, non saltate tante maglie, tutte le maglie alte orizzontali come sto facendo io, ma saltatene di meno, in modo tale da avere la lavorazione che non vi si stringe ma che vi resta uguale. E se invece dovete andare ad allargare, allora vi consiglio addirittura di fare subito vicino le varie ventaglio, maglia alta e di nuovo ventaglio, quindi a seconda se dovete stringere o allargare la maglia o se dovete lasciarla nella misura in cui avete fatto lo scalfo, cercate di capire un po' dove andare a fare questi lavori. L'unica cosa, l'importante è che alternate una maglia alta con il ventaglio. E quindi io continuo, prendo il filo, salto la maglia orizzontale successiva, entro nel foro e vado a fare la maglia alta.
salto la maglia alta orizzontale successiva, entro in quella dopo ancora e vado a fare il mio ventaglio e continuo così per tutto il mio giro. Dovrò terminare con un ventaglio dato che ho iniziato con una maglia alta. Naturalmente vi dirò alla fine quante volte ho le maglie alta, così capite un po' quanti motivi ho, e poi vi farò vedere di nuovo come fare il primo giro. Lavoreremo in tondo, quindi alla fine come quando abbiamo lavorato qui la base della maglia, il corpo della maglia, e poi andremo a fare sempre questo giro per tutta la lunghezza della nostra manica. Sto per terminare il primo giro, ho fatto il ventaglio, entro nella terza catenella iniziale che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima, e adesso ricomincio da capo. Io come maglie alte ne ho un totale di 8, quindi 8 maglie alte, 8 ventagli, e adesso ricomincio da capo, quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, vado nel ventaglio e realizzo il mio ventaglio, quindi maglia alta, rientro e un'altra maglia alta. E continuo a lavorare sempre così per tutta la lunghezza della nostra manica. Io naturalmente alla fine vi dirò quanto mi è venuta alta, quanto lunga la manica. A me deve arrivare al polso, quindi alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il giro. Ho terminato la mia manica, ho ripetuto il giro 41 volte e adesso vado a fare l'altra. Non farò alcun tipo di bordino, ho deciso di non fare neanche nessun tipo di scollo, lascerò così la maglia così com'è. Quindi terminata anche la seconda manica, la mia maglia sarà terminata.